Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di In Cucina con Elvis. Oggi vi mostreremo come preparare la vostra crostata morbida al cacao con ricotta e mascarpone. Per questa torta servono due preparazioni differenti. La prima è l'impasto per la frolla al cacao. La seconda è la crema. Nell'impasto per la frolla al cacao ci servono due uova, 250 g di farina, 50 g di cacao, 150 g di burro, 120 g di zucchero. Per la crema ci servono 200 g di mascarpone, un gatto, no, non un gatto, 200 g di ricotta, 100 g di zucchero. Quando abbiamo tutti gli ingredienti, passiamo alla preparazione della frolla. Per prima cosa, in una terrina vanno mescolati assieme uova, zucchero, farina, cacao, finché non formano un panetto ben solido. Poi mettetelo in frigo e lasciatelo raffreddare per 30 minuti. Stendetelo successivamente con un mattarello. Oh, e non dimenticatevi, preriscaldate il forno a 180 gradi. Tornando al mattarello... Ok, spostate il gatto. A questo punto, rivestite la tortiera con 3 quarti dell'impasto. E passiamo adesso a preparare la crema. Unite assieme in un'altra terrina zucchero, mascarpone e ricotta, finché non si forma una crema. Mi raccomando, questo passaggio è molto importante, non devono esserci grumi nella crema. Quando è tutto pronto potete rivestire... No, spostate il gatto. Ok, il vostro gatto ha fame, quindi prendete una scatoletta di tonno, datela al gatto e spostate il gatto con la scatola di tonno. Ora potete mettere la crema nella tortiera, mettere la torta in forno per 25 minuti e attendere che si cuocia alla perfezione. Buon appetito!